Allora, oggi siamo qui alla struttura sportiva di Pezzo della Corte, Vigianello. Siamo col presidente del Castrum Bianelli. Calcio che ti passa, bellissima iniziativa con l'associazione di volontariato Amici dell'Arca. Sì, è davvero una bellissima iniziativa. Innanzitutto però vorrei ringraziare tutti i partecipanti che veramente hanno risposto numerosissimi, come potete vedere. Siamo invasi da bambini, da ragazzi, dai genitori e di meglio non si poteva sperare. Quindi vorrei ringraziamo appunto i partecipanti. Poi in seconda battuta vorrei ringraziare la Proloco che ha patrocinato l'evento e ringraziare le due associazioni che hanno contribuito a far sì che questo evento si sia potuto realizzare. Quindi ringrazio l'associazione volontariato Amici dell'Arca e ringrazio il Castrum Bianelli di cui sono rappresentante. Devo dire che l'evento che abbiamo organizzato, Calcio che ti passa, è nato dall'idea in collaborazione con gli Amici dell'Arca. Appunto ci siamo riallacciati a quella famosa frase pronunciata da Renzi qualche tempo fa sulla generazione NET, ovvero che le nuove generazioni sono troppo cibernetiche, consentitemi questo termine, si sono chiuse, non riescono più a socializzare, e quindi appunto il termine Calcio che ti passa, cioè dando due calci a un pallone, che è la cosa che alla mia generazione, forse di più anche alla tua generazione, era facilissimo. Usciti da scuola, il primo pensiero era quello di tirare due calci al pallone con gli amici, ed era un modo per socializzare, per stare bene, perché lo sport è salute, è socialità, è cultura, perché insegna a rispettare le regole, insegna a rispettare gli avversari e insegna a rispettare anche i compagni, perché in tutti i giochi di squadra, anche al lavoro, il team viene anteposto agli interessi del singolo. E quindi ci è venuta così il nome Calcio che ti passa, ovvero organizzare queste attività sportive di gruppo fa sì che tutti i problemi legati a quella famosa frase generazione NET vengono superati automaticamente e senza poi troppi sport. Però vediamo che la nostra non può essere definita generazione NET, perché vedo che i ragazzi numerosissimi non aspettavano altro che organizzassimo un evento del genere. Niente, brevemente, per chi non ci dovesse conoscere, noi siamo un'associazione dilettantistica sportiva che è nata grazie all'impegno di 10 amici, appunto 10 anni fa, scusatemi il gioco di parole, che hanno deciso di fondare questa squadra e di fare sul serio, cioè abbandonare i classici tornei estivi e fare qualcosa che abbracciasse l'arco dell'intera stagione. Quindi pian pianino, con molte difficoltà, siamo partiti dalla serie più bassa e piano piano abbiamo raggiunto l'apice del calcio regionale, scalzando dalle posizioni di vertice anche molte società più titolate e attrezzate di noi. Un piccolo Castrum Bianelli che nessuno conosceva si è imposto contro grosse realtà di Potenza, delle città di Potenza, di Matera, di Maschito, di Venosa, e quindi ci siamo tolte qualche soddisfazione. Dall'anno scorso poi abbiamo sviluppato anche il settore giovanile e quindi ci siamo rivolti a una fascia di età di neo-adolescenziali, e penso per loro, a parte l'agonismo, è stato importante anche da un punto di vista sociale, perché è un ragazzo di 16 anni che si trova comunque catapultato a disputare delle partite di calcio comunque in un palazzetto gremito da 1000-2000 persone. È una cosa che non penso sia da tutti i giorni, quindi è importante, è un evento di crescita per il singolo. Poi l'anno prossimo cercheremo, con la prossima stagione, di rivolgerci a una fascia d'età ancora più in erba, quindi ai ragazzi delle scuole elementari, e appunto il Calcio che ti passa è anche un modo per farci conoscere come associazione e per far vedere come lavoriamo. Noi siamo una società sana e il nostro obiettivo è quello di far crescere i ragazzi.
Presidente, io ricordo che questa iniziativa è nel tabellone dell'Agosto Vigianellese. La ringrazio, buon divertimento e in bocca al lupo per il campionato prossimo. Grazie. Allora, continuiamo le nostre interviste col presidente degli Amici dell'Arca di Vigianello, la dottoressa Gervino Caterina. Ricordiamo che siamo qui ai Campetti Pezzo alla Corte, calcio che ti passa. Grazie, buonasera a tutti, ringraziamo tutti quelli che sono qui presenti. Volevo ricordare che gli Amici dell'Arca hanno insieme all'associazione Il Cast Umbianello organizzato questa prima edizione che calcia che ti passa. Noi abbiamo aderito con grande piacere a questa iniziativa perché, come tutti sanno, gli Amici dell'Arca, associazione nata nel 2004, si occupa prevalentemente di attività per bambini e siamo già alla nostra nona edizione dei giochi giocando con gli Amici dell'Arca, e siamo stati particolarmente contenti insieme al Castrum di organizzare questo evento perché ci permette di portare avanti quelle che sono delle nostre priorità. Il calcio, o meglio qualsiasi gioco di squadra, permette sicuramente ai bambini di sviluppare una serie di competenze che diventano sempre più importanti oggi, quale il lavoro di squadra, la solidarietà, il condividere degli obiettivi comuni e raggiungere un obiettivo comune. Questo secondo noi è molto importante, ed è importante soprattutto in comunità come la nostra che i nostri bimbi frequentino sempre di più delle attività che può essere il calcio o qualsiasi altra cosa, perché così facendo noi diamo delle opportunità maggiori ai nostri ragazzi ed evitiamo soprattutto che siano tentati da tutti quelli che sono oggi i vari rischi per i ragazzi. Volevo ricordare che noi il 6 faremo un'altra iniziativa sull'alimentazione in collaborazione con una nutrizionista. Anche questa è una prima edizione e soprattutto questa iniziativa è rivolta ai bambini e alle famiglie, come tutte le iniziative che abbiamo fatto nel corso dell'anno. Allora, Presidente, io la ringrazio, in bocca al lupo, vediamo che oggi sono venuti in tanti, quindi sicuramente un'iniziativa da ripetere. Ah, ecco, volevo sottolineare, evidenziare insieme a voi qui dietro, stanno giocando i bambini con le loro mamme, questo per noi è già un successo, grazie. Grazie, Presidente. Allora, continuiamo le nostre interviste col Presidente della Prologo, con Toni. Calcio che ti passa, questa iniziativa di quest'oggi, ma abbiamo un tabellone molto importante e interessante a Vigianello quest'anno. Sì, abbiamo iniziato le nostre attività già la settimana scorsa con Uomini e Cime, che ha avuto un gran bel successo. Poi oggi inizia proprio agosto con questa bella giornata con i bambini, una bella iniziativa. Infatti volevo ringraziare l'associazione Arca, il Castrum Bianelli e tutti coloro, compreso Vigianello Vacanze, che dà sempre il suo contributo a tutte le manifestazioni che si svolgono e che si svolgeranno. Infatti, terminata già questa rappresentazione con i bambini, andremo a Vigianello, al centro visita, dove ci raggiungeranno i ragazzi di San Lorenzo Bellizzi per iniziare una 4 giorni sul Pollino alla ricerca e alle orme del brigantaggio. E poi inizierà la settimana che porterà i grandi eventi quali Carboni, Ridi Pollino con il Lotumolo, Dino Paradiso, Radici Festival e poi tante altre iniziative che allieteranno tutti gli amici e tutti coloro che vorranno visitare Vigianello. Presidente, allora in bocca al lupo, speriamo tantissima gente e tanto divertimento e un gran bel tempo, speriamo. Su quello non possiamo fare niente. Speriamo che non sia come lo scorso anno, che purtroppo tutti i sacrifici degli altri ragazzi che in questi anni si sono dati da fare tantissimo, però alla fine si sono rifatti alla grande. Speriamo nella clemenza del tempo e nella partecipazione davvero di tutti, perché ne abbiamo bisogno. Grazie Presidente, alla prossima. Vice Capitan, mi sa che oggi vedo tanti ragazzi, mi sa che l'anno prossimo ci deve ritirare. Ma guarda, potrei dire anche che me lo auguro, però ancora vorrei giocare almeno altri 5-6 anni,
però è bello vedere tutti questi ragazzi che comunque hanno accolto il nostro invito a partecipare a questa importante giornata che è fatta per loro, perché il Castrum, come avrà detto anche il presidente, si vuole allargare. Già l'anno scorso siamo partiti con il settore giovanile e vorremmo comunque provare a fare anche qualcosa tipo primi calci esordienti, quindi se c'è, diciamo, anche una risposta da parte dei genitori, noi saremmo intenti nel poter allargarci anche quindi con questo settore giovanile in più. Naturalmente io stavo scherzando, Luca, perché penso che dei senatori come te, come Antonio La Froci, il capitano, ce n'è bisogno, perché persone che sono molto attenti ai settori giovanili, ai ragazzi, ce n'è sempre bisogno. Quindi grazie per tutto l'impegno che metti e mi raccomando, quest'anno vogliamo in forma, eh? Speriamo di allenarci innanzitutto, di fare una preparazione discreta, poi l'età effettivamente c'è pure, fino a quando gli infortuni ce lo consentiranno andremo avanti. Ok, grazie, ciao. E finalmente riusciamo a portare anche il capitano davanti alle nostre telecamere. Siamo qui col capitano del Castrum Bianelli, La Froci Antonio. Beh, capitano, una bellissima iniziativa, i ragazzi stanno partecipando, bella proprio, eh? È bellissimo vedere questi ragazzi che si divertono così, ci divertiamo anche noi con loro. Sembra una bellissima iniziativa. Il divertimento è assicurato per i ragazzi e quindi penso che funzionerà bene questa. Perfetto. Senta capitano, quest'anno mi raccomando dobbiamo salire, quindi vogliamo tutti in forma. Quando inizierete la preparazione? La preparazione inizierà penso verso il 18-20 agosto e allora, in bocca al lupo, mi raccomando. Crepi. Ciao, grazie. Ciao. Allora, continuando le nostre interviste, abbiamo qui una delle mamme che ha portato la figlia oggi qui a divertirsi con noi. Allora, che ne pensi di questa giornata? Che te ne pare? È una bellissima giornata, ma soprattutto è l'associazione che organizza queste bellissime giornate con i genitori. È bello stare insieme, genitori e figli, è un'organizzazione bellissima poi alla fine, stare bene, con socializzare, far socializzare anche con gli altri bambini. Sì. Va bene, io ti ringrazio, come ti chiami? Mi chiamo Santina. Ok, ringraziamo Santina. Zero soprattutto! A te, grazie! Siamo qui con Domenico e Carmelo, sono tra i ragazzi più piccoli, junior dell'associazione. Allora, Domenico, ho visto che prima facevi le foto, quindi ti dai da fare come tutti i ragazzi dell'associazione, che io ringrazio di aver organizzato questa bella iniziativa insieme anche al Castrum Bianelli. Che ne pensi allora di questa giornata? È una bellissima giornata che organizziamo come tutte le altre cose. Invece di fare dei giochi in piazza abbiamo organizzato queste cose, che è ancora più carine, più bello, così ci vengono tutti i bambini che piace giocare e quindi ci divertiamo anche noi che li aiutiamo. Carmelo, allora, nell'associazione da un paio di anni mi sembra, quindi da piccoli, che te ne pare? Quando si organizzano queste giornate ci si diverte? Molto, perché per i bambini soprattutto, per far conoscere nuove amicizie, e sono esperienze molto belle. Guarda, io mi sento di ringraziarvi perché veramente dei ragazzi che si avvicinano alle associazioni di volontariato ce ne sono sempre poche, quindi continuate così e mi raccomando, sempre con lo stesso stimolo e lo stesso entusiasmo, ok? Grazie, divertitevi, ciao! Allora, continuiamo le nostre interviste di questa bellissima giornata con il direttore sportivo del Castrum Bianelli, Giovanni Fiore. Giovanni, allora, oggi giornata abbastanza riuscita? Ma direi più che riuscita. Sono arrivato da poco, ho visto un sacco di ragazzi che si divertono e penso che per noi, per il Castrum, che abbiamo a cuore il futuro dei nostri giovani, sia la cosa migliore che sia potuto succedere da un po' di tempo a questa parte. Sicuramente un'attività da riproporre. Direi di farlo in maniera continuativa, riusciremo così a raggiungere diversi obiettivi. Uno fra tutti è quello di avvicinare i ragazzi al futsal e di farli, soprattutto di tenerli insieme, e di farli giocare e di soprattutto sottolineare l'aspetto più ludico
di questa splendida iniziativa. Perché giustamente dobbiamo anche un attimino sottolineare l'aspetto ludico e il fatto che i ragazzi in questi momenti socializzano, si conoscono ancora meglio e comunque avvicinare i ragazzi allo sport. Allora, sottoscrivo quello che dici tu, aggiungerei in maniera un po' legata principalmente agli interessi del Castrum, magari qualcuno di questi ragazzi in futuro potrebbe diventare una nostra colonna portante. Speriamo, grazie, arrivederci, ciao. Diego!